Buongiorno a tutti. È lunedì prossimo, prenderà il via in quasi tutte le regioni d'Italia il nuovo anno scolastico. Tra i tanti dubbi ed incertezze legati alla efficacia o meno, che vedremo, delle misure di sicurezza anti-Covid predisposte dal Ministero dell'Istruzione. Tra i tanti dubbi vi sono quelli legati anche alla utilizzabilità in concreto delle nuove graduatorie provinciali, visti i tantissimi errori riscontrati già all'indomani della loro pubblicazione. Una delle tante novità, insieme all'introduzione delle GPS e alle misure di sicurezza che andremo a vedere come verranno attuate, è certamente legata dalle procedure di convocazione che sono in corso in queste ore in tutti gli uffici scolastici d'Italia. Infatti, a differenza degli scorsi anni in cui le operazioni di convocazione degli aspiranti di supplenza annuale venivano effettuate in presenza in affollate aule magne degli istituti con decine e decine di aspiranti presenti, quest'anno, a causa delle misure di prevenzione per il coronavirus, le operazioni avverranno da remoto, quindi operazioni di convocazione e attribuzione degli incarichi di supplenza esclusivamente a distanza da remoto. Infatti, nei siti istituzionali degli uffici scolastici provinciali, insieme al decreto di convocazione degli aspiranti, sono state indicate tutte le modalità di partecipazione virtuale alle operazioni tramite l'invio di una mail con allegato l'elenco delle preferenze di sede per l'attribuzione dell'incarico annuale e la delega al dirigente dell'ufficio scolastico ai fini dell'accettazione dell'incarico stesso. Si tratta di un'operazione, come abbiamo visto, che avverrà sulla carta e che lascia qualche spazio a dubbi circa la possibilità di verificare la regolarità delle operazioni. Perché, se è vero che negli scorsi anni lo svolgimento delle operazioni in presenza poteva in qualche modo garantire la visibilità delle stesse e quindi intervenire tempestivamente da parte degli interessati nel caso si fosse verificato qualche problema, ad esempio nella scelta di una sede piuttosto che un'altra in base al punteggio posseduto in graduatoria, quest'anno questa visibilità, per non dire trasparenza, non sarà possibile perché nei siti degli uffici è previsto che le operazioni verranno svolte direttamente agli uffici sulla base delle preferenze espresse in domanda dagli interessati e poi verranno pubblicati direttamente sul sito gli elenchi delle sedi assegnate. Quindi solo a cose fatte gli aspiranti saranno resi edotti circa la sede assegnata. Certo è che le difficoltà sorgeranno in caso di contestazione al fine di verificare se effettivamente le operazioni sono state svolte in maniera corretta oppure no. Vedremo se anche questa procedura di convocazione creerà problemi come lo hanno creati le graduatorie provinciali da poco pubblicate. Grazie e arrivederci.